45 minuti con 22 attori protagonisti in campo. Nella ripresa, Licata che domina la scena rifila un tris di reti agli ospiti che nella seconda parte di gara hanno recitato la parte della comparsa. Tanto è stata imponente la supremazia dei gialloblu. Ancora out Rosario Lamarca, Balsa Moschiera, Valenti, Scopelliti a letto, Lo Monaco, Armenio Cocuzza, Bella, Grillo, Manfre, Tiscione e Ricco Bono. Mister Breve, alla sua prima ufficiale sulla panchina azzurra, risponde con Di Masi, Genesio Trezza, Giacalone in bicicchè, Matinella Saluto, Fina, Palmiteri, Sorrentino e Daidone. Primo tempo pimpante anche se avaro di emozioni. Al settimo Grillo serve Tiscione che mette in mezzo, Manfre non ci arriva. Al decimo si alzano le proteste degli ospiti per un presunto gol fantasma. Fina calcia magistralmente una punizione dalla distanza, palla che incoccia la traversa e tocca a terra. Per arbitro e assistente non è gol. Un minuto soltanto e ci prova Tiscione dalla distanza, tiro alto. 22esimo, bella azione corale del Marsala che porta Palmiteri alla conclusione, Valenti blocca senza difficoltà. Nel finale di primo tempo Riccobono prova a sfruttare una ribattuta corta della difesa ma Di Masi si distende e blocca sul secondo palo. Tutt'altra musica nella ripresa con il Licata che in tre minuti costruisce due palle gol colossali. Nella prima Tiscione a tu per tu col portiere si fa respingere in angolo il tiro, poi Manfre per ben due volte da pochi passi calcia su Di Masi che salva così la propria porta. Ma il gol non si fa attendere, minuto 50, gioco di prestigio di Tiscione che si invola sulla sinistra, dentro l'aria viene atterrato da Matinella e l'arbitro decreta il rigore. Tiscione dal dischetto spiazza Di Masi. Il Licata gioca in scioltezza, gli ospiti provano ad attaccare a testa bassa, ma lo fanno in maniera disordinata e Valenti non rischia nulla. Al 65esimo suicidio lilibetano. Trezza con il Licata in possesso palla rifila un pugno in pieno volto a Manfre all'interno dell'area marsalese. Il tutto sotto gli occhi dell'arbitro che estrae il rosso diretto e assegna ancora un rigore per il Licata. Questa volta Di Masi azzecca l'angolo, ma la conclusione di Tiscione è perfetta. Ormai gli ospiti non ci sono più e lasciano tantissimi spazi ai gialloblu che colpiscono ancora dopo pochi minuti con l'altro folletto con il vizio del gol, Riccobono. Schema su corner, Tiscione la mette al limite dell'area, sinistro terrificante al volo di Riccobono, Di Masi impietrito e Dino Liotta che viene letteralmente giù all'insaccarsi della sfera. Se non è il gol dell'anno poco ci manca. Nel finale ci sono altre due occasionissime sempre per i Balsamo Boys, ma Cocuzza nell'insolito ruolo di attaccante viene fermato alla traversa, mentre Riccobono sbaglia il tocco vincente su ottimo cross di Ortugno. Alla fine grande festa, i giocatori festeggiano con i tifosi una salvezza che ormai aspetta la sentenza della matematica per essere sancita.